L'euforia è tanta, è venuto il momento, perché adesso a questo punto qua ci si crede. Crede a cosa? Ci si crede al... ci si crede. Lo possiamo pronunciare? No. Ci si crede. Dopo una partita indimenticabile contro la Lazio al San Paolo, la vetta della classifica si avvicina sempre di più. Ha incontrato delle difficoltà all'inizio, soprattutto nel primo tempo. È una squadra che comunque quando gioca con i ritmi lenti, con i ritmi bassi, non riesce comunque poi a valorizzare le caratteristiche dei suoi attaccanti. Quando aumenta i ritmi, alza comunque la fase difensiva, allora cambia completamente la partita. All'inizio sembrava che si stia andando male, invece poi alla fine siamo riusciti a vincerla. Io stavo a pranzo con mia moglie che di calcio non ne capisce proprio, cioè non si interessa proprio. Al 4-3 per poco non rompevamo i piatti, non facevamo, siamo messi a urlare come due bambini, il cane ad abbaiare, insomma, abbiamo fatto una festa tra di noi, insomma, è stato un momento molto bello perché mi ha riportato indietro negli anni ai tempi di Maradona. Tutti ci pensano, ma pochi ne parlano. È lo scudetto che il Napoli di Mazzarri può ancora sperare di vincere. Noi siamo napoletani, da buoni napoletani siamo anche scaramantici. Direi di non dirlo ancora, aspettiamo qualche altro turno per vedere veramente poi le cose come si metteranno e le reali possibilità poi di realizzare il sogno, il sogno. Cavani è l'antidiavolo, se Quiste è amico di Cavani, per noi è scudetto, perché Quiste è più forte del diavolo. Con il Napoli di quest'anno, il Napoli di Mazzarri, mi sto divertendo alla follia. Tutte le domeniche vicino alla TV, perché allo stadio non ci vado, è un godere. Fino all'ultimo minuto ti incolla sulla poltrona, perché può succedere di tutto. Mi auguro che il Napoli effettivamente può raggiungere questo risultato, perché la città ha proprio bisogno di un traguardo storico. Cavani, eroe del match, entra nella storia. Unica nota dolente sarà la sua assenza nella prossima sfida contro il Bologna. Peccato per quell'ammonizione, un Cavani del genere ci sarebbe, sicuramente poteva essere utile a Bologna. Indubbiamente l'assenza di Cavani peserà domenica nell'economia comunque del gioco del Napoli. Speriamo che comunque con Mascaro, eventualmente Lucarelli, possiamo vincere questa partita che credo che sia determinante. A 7 gare dalla fine del campionato, le milanesi non fanno più paura. Attenzione, perché il Napoli sta arrivando. Siamo lì tutti, quindi i giochi ancora non sono fatti. Inter Milan fanno paura perché politicamente comandano più del Napoli. Sul campo è un discorso calcistico, poi c'è il discorso di Palazzo. Se il Palazzo ha deciso già delle sorte, purtroppo ci arrendiamo a quelle che è il Palazzo. Già il fatto che il Napoli vada in Champions League l'anno prossimo è una cosa inaudita. Se dovesse vincere il campionato sarebbe veramente fuori da ogni logica calcistica. Noi non siamo partiti né con l'idea di scudetto né con l'idea di Champions League, con nessuna idea velleitaria. San Gennaro ci ha fatto qualche grazia, insomma, e lo ringraziamo e prendiamoci quello che ci ha dato con molta umiltà soprattutto.